fatto una cosa semplice, cioè, un mio diritto per fortuna acquisito lo vado non a rivendicare, ma ad abbracciare. Lo aveva annunciato una settimana fa nel corso dell'incontro con i vertici dell'associazione Luca Coscioni nella sua abitazione di Ripa di Olmo. Adesso al suo fianco ha deciso di esserci anche Mina Welby. Walter De Benedetto infatti il prossimo giovedì varcherà la porta degli uffici comunali per depositare il testamento biologico. La storia del 48enne aretino, gravemente affetto da artrite reumatoide, era finita sotto i riflettori dopo il blitz dei carabinieri all'interno della sua abitazione e il conseguente arresto dell'amico. Walter infatti utilizza cannabis terapeutica per alleviare i dolori con cui a causa della malattia deve quotidianamente fare i conti, ma la quantità che gli veniva fornita dal sistema sanitario nazionale non era più sufficiente, così aveva deciso di coltivarla illegalmente da solo. La battaglia di Walter adesso prosegue su un doppio fronte. Da un lato, infatti, è volta ad ottenere una quantità superiore di cannabis medica, ma dall'altra anche per reclamare una scelta volontaria sul fine vita. Così il prossimo giovedì, accompagnato da Mina Welby, Walter andrà allo sportello unico di Piazza Fanfani per depositare il suo testamento biologico. Che quando una persona sulla propria pelle decide che la dignità della vita sia finita e da una malattia che è inguaribile e si va incontro solo a sofferenza, potrà decidere di dire basta, avendolo già detto cosa mai in precedenza? Io penso di sì.